Costruendo Presepe invece c'hai un background storico, cioè ti documenti dal punto di vista storico, immagino. Sì. Vedo Michele Quirici che si sta preparando. No, non ti. E allora facciamo entrare il nostro storico della Valdera che Vieni Mi sono un attimino Michele, vieni. Ci distratto. illuminerà. Carissimo. Michele. Ah, ma io lo conosco lui. Ci si conosce. Esatto. Benvenuto Michele, benvenuto. Su. Ah, ecco. Allora, Allora. stasera ho detto, perché non partiamo dal nome della rete che ci ospita, Rete Valdera? Visto, ho fatto tante. Dopo l'omaggio commovente che ci ha fatto il buon Omar, Vedi, voglio bisogna. dire. Stasera siamo lì. Allora, quando è che la Valdera si è sentita Valdera? Quando è che si è cominciato a parlare di Valdera? E soprattutto, quando è che i cittadini della Valdera si sono sentiti parte di una comunità più grande? È una storia che parte da lontanissimo, noi come al solito abbiamo poco tempo e cerchiamo di condensare. Il primo momento in cui si sono sentiti uniti intorno a un giornale. Stasera mi è toccato fare un po' di sforzo perché è gigantesco. L'eco dell'era è Questo bellissimo. è l'Eco dell'Era, è un giornale che usciva a Peccioli dal 1889 al 1891. Questa è la ristampa di tutte le edizioni, di tutti i numeri del giornale. È straordinario perché era uno strumento di informazione dove per la prima volta si poteva leggere le cronache di tutti i paesi. In Francia saltavano la Bastiglia e a Peccioli E facevano il però giornale. un secolo dopo, siamo nel 1780, 1889, 1889. esatto. Chi c'era dietro questo giornale? C'era un personaggio che firmava tutti gli editoriali del giornale, che si firmava come sergente di Petracassia. Petracassia è quel splendido luogo che c'è fuori l'Aiatico, quella fortificazione meravigliosa. E lui scriveva questi editoriali e li scriveva sulla ferrovia di cui abbiamo parlato l'altra volta, cioè della La Lucca, Ponte della Lucca. la Ponte della Lucca, che in realtà doveva essere la Lucca Ponte della Volterra. In realtà dietro questo nome, Sergente Petracassia, si celava Guelfo Guelfi, che era un importantissimo personaggio di Raiatico, fondatore tra l'altro della banca e di tantissime altre cose. E lui attraverso il giornale portava avanti questa battaglia. Insieme a questo ospitava corrispondenza da tutta la Valdera. E quindi questo è un pochino il primo atto dove, diciamo così, ci cominciamo a sentire una comunità più Valdera. estesa. Ci sono tanti altri momenti, ma questo, diciamo, la battaglia della ferrovia, quindi questa ferrovia che doveva collegare tutta la Valdera, la creazione del giornale che doveva spingere in questo senso, creano il primo atto di nascita. Poi se parli con gli storici dicono: no, ma nel Medioevo esisteva il capitanato della Valdera. Sì, ma quella era una divisione amministrativa voluta, diciamo così, calata dall'alto. Questa è una cosa che invece Popolare. popolare, spinta dal basso. E i giornali un po' saranno il motore di questo sentimento, ce ne saranno tanti. Nel 1896 a Pontedera ci sarà il Corriere dell'Era, anche questo che ospitava tantissime corrispondenze della Valdera e quindi creava questo humus, questo clima per sentirsi fratelli, diciamo così. Poi nel 1915 nasce La Valdera, proprio un giornale che si chiama La Valdera e il sottotitolo era Periodico Indipendente per gli interessi della regione. Quindi nasceva proprio per portare avanti gli interessi di quest'area. Quindi nel 15, diciamo, Cominciamo a vedere. cominciamo a avere un po' le gambe questo sentimento. Taglio perché il tempo è sempre tiranno e la cosa interessante. Salti 100 anni a No, pagina. no. Arriva al 1931 dove si produce la prima guida della Valdera. Questa è in assoluto, questa è una ristampa originale, ce l'ho a casa e lo custodisco gelosamente. E Giovanni Bellincioni, figlio dell'ingegnere Bellincioni, ingegnere delle acque, bla 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 bla, e grande ingegnere idraulico, e fa uscire a Milano. Questa guida, la Valdera, e quindi qui per la prima volta si può leggere tutti i paesi della Valdera, diciamo così, le bellezze storiche, architettoniche, paesaggistiche e quant'altro, e non solo. Quindi lui fa la prima guida, esce ormai 90 anni fa. Questo atto qui, questo atto che sembra insomma minore, poi dà tantissimi frutti, nel senso cominciano a uscire tanti studi sulla Valdera, eccetera. Altri punti importanti o comunque curiosi di questa storia che passa attraverso proprio le pubblicazioni a stampa, l'abbiamo nel 1955, quando a Pontedera si fa l'informatore sociale della Valdera, che
che era un periodico ganzissimo, perché parlava di tutta la Valdera, ma affrontava per lo più temi sociali. Dietro di lui, il finanziatore di questo giornale era un signore che si chiamava Adriano Olivetti, quindi insomma, non proprio l'ultimo l'ultimo arrivato. E questo è un giornale molto importante che durò. Che ci faceva questo? Ci faceva perché il giornale portava avanti le tesi di Olivetti per quanto riguarda l'urbanistica, per quanto riguarda, eccetera. Quindi, diciamo sì, serviva perché Olivetti aveva interesse per quest'area. C'è stato prima del Covid una mostra interessante su Olivetti a Pisa e c'era una parte proprio dedicata a questa tematica. Un'altra pubblicazione interessante che ha avuto poca vita, ma è stata bella, è questa, che si chiamava La Valdera, quadrimestrale, Quaderni di storia, arte e costume. Qui è il primo numero, è del 69, ci sono tutta una serie di articoli sulla storia della Valdera. Poi si arriva agli anni 70, dove esce Valdera Oggi, ma per lo più era un periodo che facevano piaggisti e quindi affrontava molto il tema del lavoro, il tema sociale, il tema della terra, però insomma era più orientata sul mondo del lavoro, però anche questa è un'esperienza interessante. Ecco, tutto questo per dire che è un processo lungo che è partito a fine dell'Ottocento e che poi, diciamo sì, nei primi anni del 2000 con l'Unione Valdera si è concretizzato, eccetera. Politicamente. Quindi se oggi possiamo parlare di Valdera, esiste una rete Valdera, lo deve anche a signori come Guelfo Guelfi. Quindi stasera quando... No, lo dico, io grazie a Olivetti. No? Grazie a Olivetti, cioè stasera quando preghi, perché tu sei un grande peccatore e quindi è necessaria la preghiera per espiare tutto quello che fa durante la giornata. No, peccatore no, ma un uomo di grande preghiera. Oh, peccatore per niente, ma uomo di grande preghiera, certo. Non tutto, sì, quando ho detto peccatore per niente. Andato attraverso. Vabbè, comunque, ricordati che la partenza... Devi morire, di rete Valdera, quindi... Quindi qui bisogna fare un muro dove ci sono tutte le foto di questi signori che hanno lavorato per la Valdera. Senza di questi non ci sarebbe rete Valdera. E non ci si piange a quel muro. E poi un giorno dirò, quando lascerai questa valle di lacrime tra cent'anni. Poi c'era anche... Cambiate un po' la rua. C'era anche rete Valdera. Se quel giorno servisse un presentatore, ricordatevi che quella la cosa sera, bella con di la camicia rosa indossata in occasione dell'evento della Rocky... Io tornerò. Cioè, la cosa bella di questa trasmissione è che c'è già tutto, capito? Cioè, c'è già tutto. Vabbè, io con questo l'evento. Saluto. Grazie Michele. Grazie a tutti. Delle pillole straordinarie.